Palumbo, adesso c'è Esposito che in post passo scarica dentro per la schiacciata subito di Udom, ancora rimbalzo questa volta di Verona, offensivo dalla punta, grande spazio per Gabe Divoe, l'area corta e adesso Esposito più forte, molto molto sofferto per la Sella 100, adesso ci prova e la mette. Arci si prende la tripla, Gazzotti in posto basso prova a giocarsela dentro per Esposito, riesce se la c'è la tripla. Esposito prende la linea di fondo e ancora una volta di destra per Divoe. Gajic, tiro apertissimo e lo mette, prova a giocarsela, Benvenuti di gancio destro di utilizzo e 0 su 2 da 3, adesso va Tyler Seville, attenzione che ha tirato solo da 3, si prende la conclusione Moreno e spedisce Verona sotto di 5. Esposito, Divoe e Murphy, e adesso l'alley-oop, gran giocata per l'extra possesso scaligero, Udom che si prende un tiro con l'uomo addosso di Massone, adesso la tripla di Divoe, Fondi prova a buttarsi dentro, Toscano palleggio, conclusione Murphy, un solo palleggio, arresto, tiro recuperato da Bruttini, Verona può spendere un fallo. La palla va a Bruttini, lo scarico e il fallo non l'hanno speso. Allungare ulteriormente 100. Semin e va a segnare time out Ramagli. Mi lamenta un po' di Divoe, ma mi è sembrato corretto l'intervento della difesa. Adesso Mussini, chiama palla Mussini, un po' spasso, riceve Benvenuti che trova un canestro un po' vita. Il numero 27 gialloblu, l'unico reduce della stagione in Serie A. Adesso dentro l'area c'è Murphy che va a correre. Liberissimo Murphy che si prende un tiro, mezzo pasticcio, salva Udom per l'ennesima volta, va in terzo tempo e trova un canestro. Cara, una preghiera, un miracolo di Divoe e va a fondare la schiacciata Murphy, un numero che rende un po' più dolce ma di poco la sconfitta veronese. Esordio con KO per la Tezenis Verona davanti al pubblico di casa, 77 a 80.